Benvenuti alla prima puntata di Monferrato Aleramico Weekend. Cosa ci porterà a scoprire la prima puntata di questa rubrica? E tutti gli eventi ovviamente che potremo vivere nel nostro territorio in Monferrato da venerdì a domenica. E gli eventi saranno davvero tanti, parliamo di enogastronomia, di cultura, di musica e di tante opportunità per fruire di questo territorio. Partiamo proprio dal richiamo culinario, dall'enogastronomia che è certamente uno dei volani per il Monferrato, e l'enogastronomia nel fine settimana ci porta ad esempio a Moncalvo, dove la festa delle cucine monferrine regalerà, grazie alla partecipazione di 11 associazioni, tante opportunità di degustazione di piatti tipici accompagnati dai vini del territorio e da tante occasioni di visita della città di Moncalvo, che ricordiamo offre ai suoi visitatori tantissime ricchezze culturali, artistiche e il paesaggio, che è quello naturalmente UNESCO del Monferrato. Ma ci spostiamo di poco, rimanendo in Monferrato, e arriviamo a Borgo San Martino, dove si celebra, come tutti gli anni, la Sagra delle Fragole. Questo è il periodo di questo frutto che cresce anche in Monferrato e quindi si potrà gustare nel fine settimana a Borgo San Martino. Ci spostiamo verso la Lomellina, che storicamente è sempre stata legata al Monferrato, e andiamo a Breme, dove ci aspetta la Sagra della Cipolla Rossa di Breme, una sorta di istituzione nell'ambito delle manifestazioni enogastronomiche di questo territorio, e la potremo gustare appunto nel weekend alle porte. Ma cambiamo genere di manifestazioni e passando invece all'arte, a Casale Monferrato in città si aprirà nel fine settimana una mostra dedicata a Carlo Vidua, che potrà essere visitata nel Museo Civico Cittadino, e che è dedicata in particolare alla sua vita in viaggio dal Monferrato all'Estremo Oriente, e questo sarà appunto il primo fine settimana di visita per questa mostra. Passiamo a Camino, quindi ci spostiamo di poco, dove andiamo al grande fiume, al Po. Le rive del Po nel territorio di Camino ospiteranno una grande festa nel fine settimana tra il 15 e il 16 giugno, con sfilata, con festa contadina, quindi tanti appuntamenti da non perdere. Ma nel weekend alle porte, tornando a Casale Monferrato, ci aspetta anche una manifestazione davvero particolare che torna alla sua quarta edizione, che è Casale Comics and Games. Quindi un appuntamento che è aperto a tutti gli appassionati, che siano appunto cosplayer, che siano autori, fumettisti, ma anche semplici curiosi, perché troveranno davvero tante mostre e tante opportunità di visita legate al mondo appunto del fumetto. Concludiamo questa prima puntata con alcuni suggerimenti. Daremo sempre alcune chicche, alcuni approfondimenti per poter suggerire ai visitatori che verranno in Monferrato nel weekend, o agli stessi monferrini, alcuni consigli di visita sul territorio. E in questa prima puntata vi portiamo, visto che ci sarà la festa delle cucine monferrine a Moncalvo, dove il nostro suggerimento è di non perdervi la salita al Belvedere Bonaventura, che si trova sul castello aleramico di Moncalvo, e permette una vista, quindi anche foto davvero suggestive, verso il Sacro Monte di Crea, verso un'ampia panoramica di colline monferrine. Sempre presso il castello aleramico, scendendo al livello inferiore, non perdetevi anche i camminamenti storici del castello, che costituivano l'antico percorso di ronda, sono davvero suggestivi, quindi meritano certamente una visita. Per gli appassionati della natura, giugno è anche il mese della fioritura delle erbe officinali, in particolare della lavanda, e il Monferrato forse è un po' anche una piccola Florenza in questo senso. Quindi non perdetevi una passeggiata o semplicemente un giro in moto, in bici, a cavallo o in auto in alcune zone particolari che adesso vi elencherò, perché potrete godere anche dei colori della piena fioritura della lavanda. In particolare vi consiglio di passare nel territorio di Villa Deati, di San Desiderio di Cagliano e di Castelletto Merli, dove ci sono fioriture di lavanda in corso, dove potrete anche in questo caso scattare le vostre foto colorate dai profumi, dai colori. I profumi non li potrete intrappolare, ma li potrete vivere dal vivo, della lavanda. Con questo abbiamo concluso la prima puntata, vi invitiamo a condividerla con i vostri amici in modo da attirare nuove persone in Monferrato e dare nuovi spunti di vita vissuta in questo weekend in Monferrato,
Non perdetevi le prossime puntate, quindi la prossima settimana ci rivediamo tutti qui su questo canale per approfondire il prossimo fine settimana con alcune sorprese che mi hanno vietato di anticipare e quindi sveleremo poco per volta. Grazie a tutti per l'attenzione, buon weekend nel Monferrato Aleramico. Ciao!